Buonasera, iniziamo allora il nostro talk. Vi ringrazio molto di essere qui e questo è il primo appuntamento del Public Program dedicato alla mostra di Lucio Fontana Ambiente Environment. Io sono Giovanna Madasi, mi occupo per Angabicocca del Public Program e con noi c'è il professor Paolo Campiglio, uno dei più affermati, conosciuti e stimati studiosi di Lucio Fontana. Diciamo che si può dire che è tutta la vita che si occupa del suo lavoro, fra altre cose. No, è iniziato molto giovane a occuparsi della vita lavorativa, diciamo, e nello specifico ha dato un contributo importante al nostro catalogo, al catalogo che è in uscita con un testo estremamente interessante sulla relazione tra il lavoro di Lucio Fontana e l'architettura, lavoro che poi Paolo vi spiegherà molto meglio di me, è fondamentale per capire come poi Fontana sia arrivato agli ambienti e diciamo a tutto il lavoro di ricerca e di collaborazione che ha sviluppato con gli architetti anche molto prima di realizzare il suo primo ambiente. Io direi che lascio la parola a Paolo e poi la conferenza durerà circa un'ora e poi ci sarà sicuramente uno spazio per una conversazione, per delle domande da parte vostra. Lascio la parola a Paolo Campiglio, grazie. Grazie Giovanna. Bene, dunque io vi ringrazio di essere qui questa sera. Dunque, mi siedo qua, sì, ecco, allora no, un po'. La conferenza è centrata su questo tema, il tema del rapporto con gli architetti, che è un tema in realtà una costante nella produzione artistica di Fontana. Lungo tutta la sua carriera, fin da giovane, ha avuto rapporti con gli architetti, anche perché gli architetti sono stati i suoi primi committenti. Ma non è solo questo. Quando Fontana era molto giovane, qui vediamo una foto di Lucio, nel 1927, sulla nave che lo porta in Italia. Fontana era argentino, poi aveva, in questo momento non aveva ancora avuto una formazione veramente artistica, aveva bisogno di una formazione anche accademica, però era già scultore. Era scultore e perito edile, paradossalmente, perché suo padre aveva voluto che lui facesse questi studi legati comunque all'architettura, quindi un perito edile, tra varie vicissitudini era riuscito in qualche modo a diplomarsi in Italia, e poi era tornato in Argentina negli anni 20 e poi di nuovo ritornava in questo momento in Italia per proprio per studiare l'Accademia, cioè lui aveva in mente di fare l'Accademia di Brera e di sottoporsi a una disciplina anche dura, accademica, che non aveva mai avuto. Fontana quindi ha questi germi legati all'architettura che dipendono un po' dalla sua formazione. Il padre era scultore e scultore di arte funeraria per lo più, aveva fatto fortuna in Argentina. Però ha un legame speciale con il cugino, che è questo Bruno Fontana, che pochi conoscono, in questi anni soprattutto, ha un legame speciale col cugino che era architetto, che ha studiato, allora si studiava architettura all'Accademia, quindi aveva studiato all'Accademia di Brera, anche lui, poi era dovuto interrompere per la guerra, prima guerra mondiale, e dopo la guerra era tornato, aveva compiuto i suoi studi, era professore di disegno architettonico comunque. In questi anni, proprio quando Fontana, giovane, torna dall'Argentina per fare fortuna in Italia, in un certo senso, per riuscire come scultore in Italia, è molto legato a Bruno Fontana. La prima mostra personale di Fontana nel 1931 alla Galleria del Milione sorprende tutti i visitatori e anche il pubblico, perché subito mostra uno scultore di tipo espressionista molto forte, con un taglio molto primitivo, che piace soprattutto agli architetti, in realtà, perché la Galleria del Milione era frequentata allora da giovani architetti come Figini e Pollini, ed è proprio Pollini ad acquistare il suo primo
pezzo, uno dei primi pezzi della mostra, della prima mostra personale di Fontana nel dicembre del, nel dicembre del 31 alla Galleria del Miglione, ed è questo pezzo. Quindi iniziano i rapporti con, nell'ambito della Galleria del Miglione, con quel milieu ambiente del razionalismo, del primo razionalismo milanese, con cui Fontana entra subito in sintonia, perché i razionalisti, primo gruppo, il famoso gruppo 7, no, dei razionalisti, volevano una, un ritorno all'essenziale, alla geometria, all'essenziale sui temi di Le Courvoisier per certi aspetti, e questo piaceva molto a Fontana. Insieme chiedevano un rinnovamento dei materiali, materiali dell'architettura, il cemento armato, i cristalli, e questo piaceva indubbiamente anche a Fontana. E quindi nasce subito, nascono subito dei rapporti e delle relazioni. Tanto è vero che ancora nel 31 Fontana immagina un nuovo progetto, cioè i temi sono tanti sul tavolo: il rinnovamento della scultura, il rinnovamento del monumento, dell'idea di monumento, che effettivamente era un po' una tradizione, quella monumentale, ormai trita e ritrita, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, si parlava addirittura di monumentomania, no? Quindi l'idea, la mania del monumento, occorreva superare tutto questo. Fontana partecipa proprio nel 30-31 a questo concorso indetto dal Comune di Milano per un monumento a Giuseppe Grandi. Sapete, Giuseppe Grandi è stato uno dei maggiori scultori dell'Ottocento, tra l'altro molto ammirato da papà di Lucio Fontana, e che era Luigi, questo scultore, molto ammirato anche da Fontana. E questo è il bozzetto creato proprio col cugino Bruno Fontana, perché allora Lucio non aveva ancora rapporti solidi con il gruppo dei razionalisti, col cugino e con un amico del cugino che si chiamava Alcide Rizzardi. Il gruppo Fontana Bruno, Fontana Lucio e Rizzardi presenta questo monumento. Questo monumento, questa idea di monumento che effettivamente sconvolge la commissione, che lo rifiuta subito ovviamente perché è troppo moderno, dice il giudizio della commissione, e prevede al posto del monumento una grande fontana. Il monumento andava collocato nella quella che oggi è Piazza Grandi, che è lungo corso 22 marzo, e il concorso poi è vinto da un altro scultore, che è quello che poi ha realizzato quell'opera un po' terribile che ancora oggi si vede, inquietante, no, di questo gruppo. Comunque anche lì una fontana, ecco, Fontana, scusate il gioco di parole, avevo immaginato una fontana però straordinaria, cioè questo cono d'alluminio, un cono d'alluminio molto grande che si ergeva in mezzo tra gli edifici e in mezzo a uno specchio d'acqua, con una piccola scultura primitivista probabilmente da collocare al centro di questo specchio d'acqua. Fontana a distanza di tempo parlò di questo progetto non riuscito, andato male purtroppo, ne parlò non tanto in chiave costruttivista, che era un po' la matrice di questo progetto, un progetto che sta tra l'astratto e il costruttivo, diciamo, è molto legato a Melnikov, e anche il progetto di Melnikov per il faro di Colombo, che è del 29, è abbastanza vicino a questa idea di cono d'alluminio, un cono d'alluminio rovesciato che si evolve, si svolge in un certo senso nello spazio, come voi potete notare. Un progetto, un'utopia possiamo dire ancora, perché purtroppo irrealizzabile, prevedeva che ci fossero anche dei suoni. Questo cono doveva emettere dei suoni dall'interno, una sorta di altoparlante, diciamo, e quindi disturbare la quiete della città. E questo è il progetto, ovviamente non riuscito, perché, di cui però parla Persico, Edoardo Persico, amico di Fontana,
architetto oltre che intellettuale, e pubblica subito su Casabella dicendo che questo, la sconfitta, diciamo, di questo progetto è un'occasione persa per Milano. Effettivamente oggi, a distanza di anni, non possiamo vedere, conoscendo anche l'evoluzione del discorso di Fontana, questo progetto, se fosse stato realizzato, probabilmente avrebbe dato un carattere assolutamente nuovo, no? Un volto nuovo alla città di Milano. Però è dell'anno successivo il coinvolgimento di Lucio da parte di Giuseppe Terragni nel monumento ai caduti di Erba. Questo è, vedete, il monumento ai caduti di Erba. A Terragni piaceva molto la scultura un po' primitivista ed espressionista di Fontana, anche perché gli sembrava un tipo di scultura che andava molto al di là del primitivismo di Arturo Martini, o del citazionismo, diciamo, di certa scultura contemporanea. Era una proposta estremamente vitale, poi con l'aggiunta, come potete vedere, del colore, che piaceva molto a Fontana, anche perché dava una sensazione di spazio molto diversa dalla scultura che citava allora, la scultura etrusca. Appunto il colore aggiungeva quella nota, diciamo, particolarmente vitale, che interessava molto gli architetti razionalisti. Terragni fa questo primo progetto del suo monumento ai caduti tra il 26 e il 32. Proprio nel 32 entra in contatto con Fontana, dopo questa mostra alla Galleria del Biglione, e gli commissiona un grande bassorilievo che noi possiamo vedere, ecco, in questa immagine, una rara immagine, perché per fortuna anche questo è stato pubblicato su Casabella da Edoardo Persico, come invece un'occasione monumentale nuova, di monumento moderno, se così si può dire, in cui Fontana, attento a una sorta di estetica rupestre, potremmo dire, e molto vicino a certo cubismo, dà questa vittoria. In realtà una figura arrampicata, come voi potete vedere, su una massa di roccia, che non viene allora, ovviamente per circostanza, celebrata, ma in realtà non piaceva agli esponenti del fascio locale. Quest'opera fu mal digerita, era situata in una località di Erba, si chiama Erba Incino, e c'è ancora il monumento, no? Purtroppo la pittoria non c'è più. Non c'è più perché nel 1936 il capo del fascio locale, insieme al sindaco, ha fatto di tutto per distruggere quest'opera, addirittura chiedendo un permesso alla soprintendenza, allora soprintendenza dei monumenti, e quindi demolendo, anzi fondendo il bronzo, tutto l'intero bronzo, per donarlo alla patria. Questo accadeva nel 1936, quindi solo a quattro anni dall'inaugurazione invece solenne che era stata fatta negli anni del punto nel 32. E, ecco, questa è una delle vicende di una collaborazione che era stata molto fortunata, era un'occasione unica allora poter che un giovane architetto come Terragni potesse collaborare con un artista come Fontana. Purtroppo, appunto, noi non la possiamo vedere, e come tante opere che oggi vedremo, purtroppo sono state distrutte o lasciate, diciamo, all'incuria e poi disperse. Passiamo al 33, che è l'anno della pittura murale, l'anno della grande quinta triennale, un episodio unico, diciamo, a Milano, ma anche a livello europeo. Il momento in cui gli artisti collaborano con gli architetti, momento di grande spinta di questa idea di Sironi dell'arte che torna al muro, l'arte che torna all'affresco, e il Palazzo dell'Arte venne completamente decorato tra virgolette, insomma si chiese la collaborazione dei grandi artisti come De Chirico, Campigli tra gli altri, ma tutti quegli artisti del Novecento. E nel parco, invece, questa è la pianta del Parco Sempione,
c'erano le cosiddette, c'era la cosiddetta mostra dell'abitazione moderna, cioè una mostra di architettura moderna fatta con veri e propri prototipi architettonici. E a questa mostra partecipano i più giovani architetti anche, perché hanno delle proposte innovative, come ad esempio il giovane gruppo di BPPR, no? Peressutti, Belgioioso, Peressutti, Rogers, Banfield, Belgioioso, Peressutti, Rogers, che danno questa, insieme a Portaluppi, che li coordinava, il vecchio Portaluppi, che avevano vinto il concorso per questa casa del sabato per gli sposi, si chiamava, perché l'architettura aveva un tema, il tema era la casa di due giovani sposi in campagna, molto probabilmente, quindi una sorta di villetta, straordinaria dal punto di vista architettonico. Siamo nel 1933 con questo grande, importante elemento centrale della scala, questa scala di marmo in un cilindro di cristallo, e con un piccolo intervento di fontana in questa parte della casa, che dava in un certo senso il tema anche alla casa. La casa era l'abitazione di due amanti, e per cui il tema principale è quello degli amanti, che Fontana immagina in questo modo, cioè due amanti primitivi, due personaggi che si abbracciano in chiave molto espressionista, se volete, e con questa tecnica abbastanza nuova presa proprio dall'architettura, cioè sono in cemento. Allora, per la prima volta il cemento armato, diciamo, veniva utilizzato per le costruzioni nuove dell'architettura, quindi Fontana subito accoglie questa proposta e realizza il cemento colorato, ora lo vediamo in bianco e nero l'immagine, però non esistono immagini a colori di questa scultura. Pensiamo che potessero essere una donna colorata di rosa e l'uomo colorato di nero. Quest'idea dell'uomo nero era una fissa per Fontana in questi anni, aveva dato già nel 30, tra cavallo tra il 30 e il 31, un episodio importante che si chiama appunto L'uomo nero, un'opera dirompente per certi aspetti, che era stato protagonista, diciamo, di una nuova stagione artistica. Ecco, sull'onda di questo uomo nero, poi ricorderemo che, se volete, appunto negli anni, nel 49, darà vita all'ambiente nero, questa idea del nero come qualcosa di misterioso, ma al tempo stesso che porta indietro nel tempo, verso un mondo, un momento in cui l'uomo in un certo senso crea le prime figure nella sabbia, disegna sulla roccia le prime figure. E quindi questo primitivismo, possiamo dire, è rievocato, poi verrà rievocato anche nell'ambiente nero. Andiamo avanti, per sempre in quella triennale Fontana aveva degli altri interventi, e questa volta erano Figini e Pollini, molto giovani allora, a coinvolgerlo insieme all'amico Fausto Melotti in questo edificio che voi vedete. Era un'altra casa nel Parco Sempione realizzata, si chiamava Villa Studio per un artista, cioè immaginavano la villa per un artista, che cosa poteva avere un artista, una villa, come vedete, senza pareti, cioè sì, c'erano le pareti, qua vedete lo spaccato, però con delle pareti trasparenti, delle zone di relax, zone molto aperte verso il paesaggio, e qui vediamo la casa. Un aspetto, una parte della casa, e nel giardino, nel cortile, c'era una piscina molto piccola in realtà, e al bordo della piscina Fontana, avevano chiamato Fontana a realizzare quest'opera sempre in cemento colorato. La scultura colorata piaceva molto all'architettura razionalista, perché non era colorata con colori tenui, ma era colorata con colori molto forti. Probabilmente il costume di questa donna nera, questa signora nera che sta al bordo della piscina, era un costume alla moda, con queste probabilmente con queste linee rosa, bianco e rosa, che quindi risultava particolarmente in armonia anche con questo nuovo tipo di architettura
che noi possiamo vedere qui è sempre con architettura colorata, per noi erano i primi episodi del cosiddetto razionalismo architettonico, quindi pareti di cristallo, elementi colorati, colorati con colori un po' tenui, e appunto una nuova struttura anche dell'abitazione, che rievocava in parte anche l'abitazione antica, con l'idea del patio, per esempio. Nella stessa casa c'era una piccola scultura di Melotti che vediamo qui. Questo era un cavaliere di Melotti, molto tenero, una specie di intervento neopompeiano, possiamo dire, all'interno di questa architettura. Quindi i legami erano molto stretti, le occasioni erano soprattutto le triennali, perché nelle triennali si doveva verificare questo avvicinamento tra il mondo dell'architettura e il mondo dell'arte contemporanea. E quindi anche negli anni 30 Fontana è, diciamo, direttamente coinvolto. A un certo punto però, proprio nel 34, quindi andiamo quasi anno per anno, questa parte, diciamo la prima parte della nostra conferenza è più sul Fontana senza tagli, cosiddetto, cioè tutta la, come dire, la preistoria di Fontana. E nella preistoria di Fontana c'è questo episodio molto importante del 1934, in preparazione della mostra personale, sempre la Galleria del Biglione, nel 1935 Fontana è astratto. Come vedete, il gioco di bianco e di rosa, che probabilmente era della Bagnante, si riverbera in questa scultura, che è una struttura, lui le chiama sculture astratte. Come vedete qui si è, la sua come dire, immagine si è essenzializzata in linee nello spazio e linee e colori. La forma è una forma però non del tutto filiforme come tante sculture allora, per esempio anche di Giacometti erano. È una filiforme ma che ha uno spessore. Qui non si vede, però uno spessore dato proprio dalla, cioè una struttura in ferro e poi una ricopertura di questa struttura con un cemento, un cementino colorato. E quindi ha questa ambiguità, conserva questa ambiguità tra una sorta di geometria un po' inventata, perché poi in realtà non è veramente geometrica, e una struttura che sembra filiforme ma non lo è, e questo gioco di forme che dialoga nello spazio, cioè diciamo che il vuoto diventa un pieno in questa scultura. Il vuoto è importante tanto quanto la parte di materia. Si va sempre di più verso un'essenzializzazione e Fontana non esita a promuovere questo tipo, un nuovo tipo di forma, segno nello spazio, in questa ipotesi che poi purtroppo è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, ma subito nell'atrio di un appartamento, piazzale Lagosta, nella casa di Terragni e Lingeri, c'era purtroppo questa scultura astratta di Fontana del 35, che è la casa Ghiringhelli, appunto, dei padroni, un certo se proprietari della Galleria del Milione. C'era questa scultura che oggi purtroppo è andata dispersa, ma di cui rimane anche il disegno di Fontana, con questo motivo a meandro che si svolge nello spazio liberamente, con una sorta di inclinazione geometrica. Sarebbe bello ritrovarla, questa scultura, ma ormai l'abbiamo data per distrutta, perché probabilmente è stata, questo è successo questo, che i Ghiringhelli durante i bombardamenti l'hanno ritirata, proprio perché l'avevano commissionata a Fontana, sapevano che era una scultura importante, e l'hanno portata in galleria. Poi purtroppo la galleria che stava di fronte all'Accademia di Brera è stata bombardata completamente, per cui direi che forse non c'è più speranza di trovarla, e per cui rimane ancora questa brutta immagine, scusatemi, ma l'immagine, perché appunto io al suo tempo l'avevo trovata e a me sembrava una cosa importante, perché di fatto poi era la prima scultura astratta fatta, e non diciamo in un luogo pubblico, però insomma l'atrio d'ingresso di una casa.
Ma Fontana alterna, perché alterna la figurazione, anche l'astrazione, la figurazione espressionista, l'astrazione e poi di nuovo la figurazione. Nel 1936 si celebra questo momento importante dell'Italia, l'Italia poi diventa impero perché è appunto strettamente legato alla politica, però appunto il Salone d'Onore della Triennale viene affidato a Persico, Fontana e Rizzoli, che immaginano questo ambiente. Io non esito a chiamarlo ambiente, anche se molti mi hanno criticato per questo, perché di fatto era un ambiente creato all'interno del Salone d'Onore che ancora oggi è presente nella Triennale di Milano. Questo ambiente pseudo-colonnato, che sembra un rievoca l'antico, ma poi lo trasfigura completamente, era un ambiente completamente bianco e illuminato da una luce artificiale, cioè era chiuso, erano state chiuse le finestre, il bianco era dominante e queste due sculture imponenti di Fontana rappresentavano poi l'avanzare dell'Italia, l'Italia che avanzava insieme a questi cavalli rampanti che in qualche modo spingevano verso il futuro l'Italia. E è una scultura di tipo celebrativo, chiaramente siamo dentro a un ordine di committenza ben preciso, però appunto Fontana cerca di partecipare con la sua scultura a questo ambiente architettonico, che forse vediamo ancora meglio qua, purtroppo le foto sono brutte. Ecco, l'ambiente era di questo tipo, la scala umana era molto piccola, come vedete nella foto di destra, per cui c'era questo monumentalismo. Al tempo stesso, ecco, Raffaello Giolli, che vide questa sala, parlò di un vero e proprio come entrare in un'opera d'arte. Diceva, si tratta di un vero e proprio ambiente, di un bianco accecante, era un bianco irreale, c'era questa dimensione di irrealtà che gli architetti insieme all'artista erano riusciti a creare, che effettivamente allora aveva molto colpito. Certo, in questa ottica, cioè dobbiamo entrare in un'ottica di scultura ancora celebrativa e di, ecco, poi tra l'altro Fontana per realizzare quest'opera fece una fatica tremenda, per cui dovette fare anche delle iniezioni al cuore, per sostenere il cuore, perché aveva avuto l'influenza, si era trascurato, insomma, le aveva fatte tutte, come dire, senza aiutanti, da solo, con una struttura, c'era una struttura in ferro dentro, e poi erano completamente ricoperte di gesso bianco, no? Però tutto questo lavoro immane lo aveva veramente stancato. E questo è un dettaglio, diciamo, di tipo biografico, però l'idea di fare delle sculture volanti, di appendere le sculture, come avete visto, forse chi ha visto di voi la mostra, l'ambiente spaziale del 49 è costituito da degli elementi che fluttuano nello spazio, quindi delle sculture astratte, no? Che sono liberamente appese. Ecco, già si può vedere in questa realizzazione alla Esposizione Nazionale Universale di Parigi del 1937, nel padiglione galleggiante della Società di Navigazione Italia, gli architetti, sempre BPPR, il gruppo di BPPR, coinvolgono Lucio Fontana in questi bassorilievi. I bassorilievi, come potete vedere, sono appesi ai pennoni di questa specie di padiglione navigante. Era molto curioso questo padiglione, era un padiglione all'esterno, un padiglione pubblicitario, all'esterno del padiglione italiano. Il padiglione italiano aveva al suo interno il grande mosaico di Sironi, come dire, il Novecento, presentava il Novecento a livello ufficiale. Mentre Fontana appende, come vedete, queste sculture ai pennoni, perché d'accordo con gli architetti, questi gruppi plastici dovevano essere aerei in un certo senso, presentare questi temi figurativi, però in modo aereo. Fontana piaceva moltissimo questa idea di poter appendere la scultura, di poter togliere il peso al volume della scultura. Probabilmente furono realizzate in gesso. E comunque, insomma, fu un episodio di collaborazione molto interessante. L'altro episodio di collaborazione meno interessante da un certo punto di vista, perché è un po' più tradizionale, possiamo dire, è questo che ancora oggi vediamo nella caserma dei Carabinieri in via Valpetrosa, vicino alle Cinque Vie, no?
zona e quella zona, che allora era il Sacrario dei Martiri Fascisti, un'architettura creata all'interno da Zanuso e Brigitte Verotto, all'interno del Palazzo del Fascio di Portaluppi, sempre, no? Quindi c'è Portaluppi sempre dietro queste realizzazioni dei giovani architetti e artisti. E Fontana aveva avuto tutto il soffitto, qui aveva fatto volare veramente, letteralmente, delle modelle per riprenderle volanti che rappresentassero la vittoria, le vittorie, veramente le vittorie del fascismo, chiaramente, qua siamo in abito, come dire, ancora di committenza, purtroppo legati appunto a certi temi. E però appunto qui il soffitto avrebbe dovuto essere realizzato in ceramica per Fontana, poi in realtà fu fatto in gesso, e con questo gesso, con queste figure volanti, vibranti sul soffitto. Però ecco, l'idea del soffitto come non tanto uno spazio neutro, ma uno spazio che interessa l'intervento dell'artista, è un intervento non banale, non legato a un certo tipo di decorazione, ma a un intervento che direi va oltre il concetto di decorazione e cerca di impadronirsi in un certo senso del soffitto. Ecco, questo concetto era molto chiaro a Fontana, tant'è vero che lo svilupperà nel dopoguerra, assolutamente. E ancora, per rimanere nel Fontana preistorico, se così si può dire, questa medusa del 40, una grande testa di medusa gigantesca, era stata posta nella triennale, nella settima triennale, proprio sopra lo scalone, dove poi nel 51 ci sarà il famoso neon, no? Quindi nel 40 aveva dato questa forma, ancora legata all'idea della medusa, fatta, eseguita da una ditta di Milano con il mosaico. Il mosaico, quindi una scultura a mosaico, era una scultura a tutto tondo ma a mosaico. Qui purtroppo vediamo la foto in bianco e nero, mi dispiace perché non abbiamo. Però certo, questa idea di una forma, che è una grande forma se volete, però che aveva questi tentacoli, no, che si muovevano nello spazio, certamente dovette servire a Fontana in qualche modo, cioè dovette poi in seguito ricordarsi. Così saltiamo a più pari gli anni dell'Argentina, che sono gli anni 40, perché appunto Fontana torna in Argentina, rimane bloccato in Argentina con lo scoppio della guerra e quindi purtroppo deve ricominciare da capo nel contesto argentino, che non era molto facile, dove non c'erano gli architetti che aveva trovato a Milano, non c'era nessuno fondamentalmente in Argentina, e non c'era neanche un collezionismo, per cui Fontana non sapeva a chi vendere le proprie opere. È stato un momento molto difficile, difficilissimo, che è durato 7 anni, appunto gli anni della Seconda Guerra Mondiale e anche oltre, fino al 1946, in cui a Buenos Aires Fontana per fortuna inizia a frequentare i giovani, proprio grazie al suo insegnamento, insegnava all'Accademia, e era costretto a insegnare, perché in realtà non c'erano gallerie di riferimento, nessuno apprezzava l'arte contemporanea, e per cui l'unico sbocco per un artista era l'insegnamento. Però questo insegnamento gli dà molto, e i giovani capiscono che Fontana è stato molto legato a certi movimenti, è stato legato all'astrattismo, al primo astrattismo italiano, ha avuto un'idea sempre di arte d'avanguardia pur negli anni 30, e lo apprezzano e lo incoraggiano anche nell'andare avanti. E così nasce il famoso Manifesto Blanco, che è appunto stato frutto delle lezioni che Fontana faceva ai suoi allievi e degli appunti che gli allievi prendevano e poi gli riportavano di volta in volta, quindi mettendo insieme gli appunti sono venute fuori le frasi di Fontana. Fontana non lo firmò perché in realtà era un manifesto del lavoro anche degli allievi, no? Piaceva molto che ci fosse questa collaborazione anche con i giovani. Nel manifesto si diceva sostanzialmente, adesso non l'ho preso perché è abbastanza noto, è il manifesto blanco, era bianco, manifesto bianco, che si contrapponeva a tanti altri manifesti dell'epoca, soprattutto agli astrattisti,
Si diceva fondamentalmente che l'arte doveva prendere di nuovo spunto dall'inconscio, e questo era un elemento importante, e che l'arte doveva essere estremamente legata al suo tempo, cioè non un'arte che guardava al passato, ma l'arte che guardava al tempo in cui si viveva. Il tempo in cui si viveva è il tempo dell'era atomica, no? Era purtroppo, con i suoi tragici risvolti, se volete, però anche era il momento dell'era atomica. E cioè si era scoperto l'atomo, si era scoperto la parte più piccola della materia, si era scoperto che la materia era in movimento, per cui l'arte, per Fontana, non doveva più essere concepita in senso tradizionale. Poi magari lo era ancora perché si usavano i materiali tradizionali, però tendenzialmente doveva, grazie proprio a questa spinta della società e del mondo che si rinnovava, doveva rinnovarsi. Questi erano poi gli assunti del Manifesto Blanco. E poi diceva, alla fine del manifesto, diceva che la forma appunto doveva essere l'estetica, doveva essere appunto legata alla somma di elementi fisici, colore, suono, movimento, tempo, spazio, e lasciando con questo tempo, spazio, una sorta di così di margine di allora si può dire di astrazione anche nella sua dichiarazione, ma anche un po' di incomprensione, no? Tempo, spazio, come dire, delle categorie molto generiche, perché in realtà anche lui non aveva bene in mente che cosa sarebbe stata l'arte, la sua arte, la sua stessa arte, se continuare con la ceramica, continuare con la scultura o abbandonare completamente invece la scultura. Fatto sta che quando torna a Milano nel 1947 è ancora scultore e dà vita a questi bassorilievi che oggi possiamo vedere, qui vedete la macchina dell'epoca, era una Topolino, no? Nel vecchio stile, siamo nel 1947 e vedete anche la differenza che c'è tra questo edificio costruito da Zanuso e Menghi, estremamente moderno per l'epoca, uno dei più importanti edifici della ricostruzione milanese, in cui appunto Fontana è chiamato a fare degli interventi, qua li vediamo purtroppo in bianco e nero, mi dispiace, ma sono interventi ancora colorati e visibili ancora oggi nell'edificio che sta di fronte al Palazzo di Via Senato. Oggi purtroppo l'ha comprato Moschino, per cui è un po' modificato, però i bassorilievi si possono vedere ancora. Quindi Fontana aveva immaginato queste forme astratte, di tipo geometrico e di tipo organico, alternate in questi bassorilievi, vedete, con delle forme che si incastravano, forme che poi anticipano molto quelle forme che 2 anni dopo saranno quelle dell'ambiente nero del 49. Se noi guardiamo, sono 2 forme molto simili, no? Queste forme organiche. Bassorilievi colorati, molto colorati, gialli, oggi purtroppo non si vedono perché c'è un vetro, anche fin dall'inizio era stato previsto un vetro di protezione, per cui è molto difficile vederli. Ma sono dei bassorilievi molto curiosi, interessanti, cioè perlomeno ecco, la ceramica, che era poi il motivo, il modo in cui Fontana interveniva in quegli anni, viene applicata all'architettura in modo assolutamente nuovo per l'epoca. Poi inventa anche questi bassorilievi sotto le finestre, che non si vedono qui, vediamo se un'immagine magari, ecco, questa è un'immagine oggi, dell'edificio oggi, però ecco qui purtroppo, scusate, le immagini sono in bianco e nero, no? Alcuni dettagli dei bassorilievi. Ecco qui altri dettagli, ecco, però forse le sottofinestre non li ho fatti, però insomma anche i sottofinestre erano interessanti perché erano come dei gres striati, con una striatura, una pettinatura potremmo dire anche, con un pettine tirati, e erano delle superfici scabre in un certo senso, molto interessanti, in dialogo con le superfici invece dell'architettura che erano di granito. Molto liscio. E poi la cosa più interessante di questo edificio, che oggi non c'è più purtroppo, non so che fine hanno abbiano fatto, forse ne ha prese Moschino, se l'è portata a casa sua, c'erano queste belle queste maniglie assolutamente nuove, oggetto di design d'artista, fatte con l'impronta della mano dell'architetto, veramente dell'architetto Menghi, e che erano
ceramica policroma molto interessanti. Anche queste facevano parte di questa nuova interpretazione di Fontana. Cioè Fontana interpretava l'architettura e anche il design, se volete, con una grande libertà. La ceramica gli permetteva di intervenire in modo assolutamente libero, assolutamente sciolto da ogni forma, problema di figura, problema di colore, no? E quindi era questo forse che piaceva anche agli architetti, perché rappresentava una nota assolutamente nuova. Qui Fontana aveva già dato vita al suo manifesto del spazialismo, anche in Italia, però non trovava ancora una forma veramente, tanto che per esempio realizzava anche questa bellissima Nike di Samotrace, la chiamo, ma in realtà appunto è un angelo, nella tomba Chinelli al cimitero monumentale nel 49, ancora una scultura sospesa, come vedete, no? Insieme all'architetto Renzo Zavanella, molto interessante. Qui gioca con il passato. Devo dire che il gioco col passato piaceva molto anche a Picasso a quegli anni. Picasso, nella ceramica soprattutto, usava il passato per esprimere il futuro. E anche qui Fontana usa il passato per esprimere un concetto nuovo di forma che, come vedete, è sospesa, ancora legato alla ceramica, perché per forza è la materia che più gli appartiene ancora, e una ceramica dorata, almeno nella parte delle ali, che ha questa sospensione, l'idea di sospensione, no? Di una forma nello spazio. E questa idea di sospensione però avviene, direi, ci stiamo avvicinando all'ambiente nero del 49, a un altro momento di sperimentazione. Quindi Fontana con gli architetti sperimenta cose nuove. Questo è un cinema, il cinema Arlecchino, che noi possiamo vedere ancora oggi via San Pietro all'Orto, molto diverso da questa immagine. L'architetto e gli architetti erano sempre Menghi e Righini, e davano vita a questa grande... Allora, il cinema era Arlecchino perché per la prima volta c'erano i film a colori in Italia, per cui per interpretare l'idea dei colori, del color, del film a colori, c'era l'idea dell'Arlecchino, no? Per noi la figura più vicina che rappresenta tutti i colori è Arlecchino, pertanto il cinema era così combinato, come voi potete vedere, straordinario da un certo punto di vista, con un grande bassorilievo di Chiesto a Fontana, piuttosto tradizionale, diciamo una battaglia, con un festone, come vedete, che circondava le figure, di questo bassorilievo, figure nere, circondate da questo festone rosa, molto così, molto alla moda, potremmo dire. Ma la cosa nuova era che questo bassorilievo era illuminato di notte da, e qui vediamo in particolare, da luci di wood. Quindi Fontana innesta questa sperimentazione, cioè cerca ancora una via per attenersi al suo manifesto bianco, nuove tecnologie, illuminazione con luce di wood. La luce di wood è la luce appunto nera usata poi negli ambienti spaziali, e questo bassorilievo viene illuminato da una serie di luci di wood, così che quando si spegnevano le luci per il cinema, per vedere il film, comunque lo spettatore aveva una percezione di alcune forme nello spazio, perché la luce di wood evidenziava alcuni elementi e altri non li evidenziava proprio, quindi alcuni colori che erano stati poi trattati con vernici fluorescenti risaltavano improvvisamente e altri no, e quindi il bassorilievo diventava astratto, cioè le forme che si notavano erano forme astratte. Qui era curioso, era figurativo durante il giorno o durante la luce artificiale, e invece poi diventava astratto quando si spegnevano le luci. Questa idea di sperimentare una forma eccitata da luce di wood lo porterà poi al... Qui c'era appunto l'Arlecchino, che era sempre nel cinema, era collocato a soffitto, perché era una forma a soffitto illuminata, retroilluminata, in modo che apparisse quasi sospesa, no? Questa specie di scultura ancora a mosaico, quindi con modi ancora tradizionali, però
nella sua mente c'era la cosiddetta arte spaziale, finché appunto ebbe l'occasione, proprio pochi mesi dopo la realizzazione del cinema Arlecchino, di creare l'ambiente spaziale a luce nera della Galleria del Naviglio, che qui vedete in una famosa fotografia trattata a gouache da Fontana, quindi non si poteva fotografare a colori, era impossibile, è stato fotografato in bianco e nero e poi colorato da Fontana. Di queste forme appunto sospese, ancora una volta, sono forme stavolta di un astrattismo organico che ricordano certe pennellate, certi dripping, è probabile che Fontana abbia visto qualcosa alla Biennale di 48 di Pollock, che era presente alla Biennale del 48 nella collezione della Guggenheim, ma chi lo sa, è probabile anche che in qualche modo abbia inventato la forma della pennellata, e questo spesso accadeva con un metodo molto semplice, buttando della pittura a olio nell'acqua. Questo era un metodo che si usava allora per creare il famoso, una certa composizione che veniva appunto grazie al galleggiamento dell'olio, della pittura a olio sull'acqua. E questi sembrano anche dei tratti pittorici buttati, ricostruiti ovviamente in cartapesta, colorati e colorati e citati con vernici fluorescenti, che dovevano dare in un certo senso questa visione di un ambiente, quindi un ambiente spaziale, ma spaziale, e dove per spaziale si intende cosmico, cioè Fontana immaginava che un uomo nello spazio avrebbe potuto vedere queste cose. Allora l'uomo nello spazio non c'era ancora andato, probabilmente avrebbe potuto vedere questo effetto. Allora questo effetto, c'era l'idea dell'effetto, l'effetto straniante, l'effetto che dava la perdita delle condizioni spazio-temporali, chiaramente. In questo caso però non c'era nessun architetto, quindi vedete come Fontana in realtà, grazie alla collaborazione con gli architetti precedenti, poi arriva, anche solo di un anno prima, dell'anno prima, di pochi mesi prima, diciamo, arriva invece a elaborare un ambiente suo, quindi non c'è più l'architetto. C'è questa somma, c'è questo tentativo di tradurre quella somma di elementi fisici, colore, suono, movimento, tempo, spazio, che erano gli assunti del manifesto Blanco, ed è per lui un momento molto importante, tant'è vero che questo dura solo 5 giorni, questa installazione all'interno della Galleria del Naviglio, ma lui la vuole riproporre anche alla Biennale di Venezia nel 50. Propone, ma la commissione dice sì, è una bella idea, però non possiamo farla perché lei è invitato con delle sculture, e quindi Fontana poi parteciperà con la Biennale del 50 con delle sculture. Nel frattempo, nel 1951, arriva l'occasione della triennale del 51, la nona triennale, un'occasione importantissima, qui Fontana viene invitato da architetto Baldessari e Grisotti a inventare una forma che è poi quella che vedete nella mostra di Fontana, cioè il grande neon, no? Il groviglio, diciamo, il neon. E non solo, c'è anche un altro, c'era nella triennale, adesso non ho portato le immagini, però anche un altro soffitto inventato da Fontana, più astratto. E quindi è una grande occasione, è un'occasione in cui Fontana vede la collaborazione con i giovani, in particolare con Crippa e Dova, che erano i giovani legati un po' al suo movimento, il movimento dello spazialismo, che nel frattempo, appunto già nel 50, ha una tappa abbastanza, cioè una crescita intorno alla figura di Fontana. Quindi vede la triennale come un'affermazione, in collegamento con questi architetti che gli lasciano grande libertà di movimento, un'affermazione ancora di una nuova arte, del suo nuovo concetto di arte, ma un'affermazione collettiva dell'arte, tant'è vero che alla triennale del 51 ci sono anche degli interventi luminosi e ambientali di Crippa e di Dova,
collocati, c'erano appunto collocati nelle scale e i vari punti della triennale. Poi c'erano diverse sperimentazioni con luci artificiali, con la luce di Wood, e quindi è il momento in cui finalmente le sue, quelle che erano state pochi anni prima delle premonizioni, in un certo senso, potrebbero diventare una realtà. Tant'è vero che Fontana fa l'unico manifesto da lui firmato solo da Fontana e non dal gruppo degli spazialisti, che è il manifesto tecnico. Si chiama tecnico perché in realtà è applicativo in un certo senso, cioè lui al di là della teoria, che era ormai nota dell'arte spaziale, vuole dare una fase applicativa, teorica ma anche pratica, cioè come fare l'arte, che cosa consiste questa arte spaziale. E qui viene invitato a esporre il suo manifesto al congresso della Divina Proporzione, che è un congresso che si è tenuto nell'ambito della triennale nel novembre del 51 e che ospitava, accoglieva i grandi critici storici dell'arte, da Zevi a Dorfles, dalle Courvoisier a Van Tongerlo, insomma c'erano molti rappresentanti della cultura architettonica e artistica. E in questa presentazione che Fontana fa, in realtà qui vediamo degli appunti che lui ha preso per la conferenza, perché tiene proprio una conferenza Fontana, per la prima volta in vita sua non era tanto capace di parlare l'italiano, parlava un idioma a metà tra l'italiano e l'argentino, quindi era importante per lui creare questi appunti, punti che poi sono stati anche proiettati, allora non c'era il proiettore, però insomma erano stati creati su un grande pannello. E dice Fontana in questi appunti: la vera conquista dello spazio fatta dall'uomo è il distacco dalla terra, dalla linea dell'orizzonte, che per millenni fu la base della sua estetica e proporzione. Nasce così la quarta dimensione. Il volume è ora veramente contenuto nello spazio in tutte le sue dimensioni. Allora, cosa vuol dire? Nasce la quarta dimensione. La quarta dimensione per Fontana era questo tempo-spazio. In realtà già nel 51 aveva dato vita ai suoi concetti spaziali, cioè i cosiddetti fori, la tela forata. La tela forata era per lui l'esempio primo di questo nuovo concetto di tempo-spazio. Il buco non è altro che un gesto fatto che ha una sua temporalità, ma che crea un nuovo spazio nello stesso tempo, in un tempo in cui c'è la temporalità, si verifica la temporalità, in quello stesso tempo immediatamente si crea un nuovo spazio. Questo è il tempo-spazio per Fontana. Ed è la cosiddetta quarta dimensione, quella che lui chiama quarta dimensione. Però per spiegarla, diciamo, al pubblico dell'epoca aveva fatto ricorso a questi schemi. Questi schemi in cui vedeva che finalmente c'era l'allontanamento dalla linea dell'orizzonte, qua dice parla di linea dell'orizzonte della Terra, e dice la nuova arte finalmente si allontana dalla linea dell'orizzonte, mentre queste forme, che possono essere forme astratte, sono ancora sulla Terra, gli manca una dimensione, qua dice meno una dimensione, meno una, cioè gli manca il tempo-spazio, che dunque Fontana interpreta come visione puramente immaginaria dello spazio cosmico. Allora non era ancora possibile avere delle immagini vere e proprie dello spazio, dallo spazio, ma secondo lui l'uomo, quando si sarebbe andato un domani nello spazio, avrebbe avuto questa consapevolezza di essere in un mondo senza dimensioni, senza le dimensioni tradizionali terrestri, ma in una nuova dimensione che era appunto il tempo e lo spazio insieme. E cerca di spiegarla questa faccenda, cerca di tradurla in un fatto artistico, e non è sempre facile tradurre un gesto scientifico in un fatto artistico. Però questi sono gli schemi che lui aveva fatto. E tra l'altro parlava poi, ancora, cito perché è abbastanza interessante, dice parlava proprio dell'architettura, l'unico manifesto in cui parla dell'architettura, dice l'architettura è volume, base, altezza,
contenute nello spazio, profondità contenute nello spazio. La quarta dimensione ideale dell'architettura è l'arte, dice. Che cosa voleva dire? Voleva dire che in realtà l'architettura si era sempre, pur essendosi rinnovata nei materiali e essendo andata avanti in un certo senso, però era ancora un'architettura con le basi sulla terra, di fatto, quindi basata, costruita con le fondamenta, di fatto. E invece per Fontana l'architettura nuova era l'architettura doveva prendere dall'arte e dalle arti figurative, quindi dall'arte spaziale, spunto per finalmente abbandonare anche la linea terrestre e quindi fare una linea, che non, un'architettura ideale, fantastica, che non avesse dimensioni. Infatti Fontana dice: permettetemi di fare delle fantasie sulle città del futuro, come sono rimaste fantasie le città sole e luce. La conquista degli spazi o l'atomica suggeriscono all'uomo di proteggersi. Già si costruiscono fabbriche sotterranee, nasceranno dei centri che potrebbero essere insieme di un insieme di cellule. L'uomo finalmente finirà l'intromissione nella bellezza della natura e si rifugierà nella cellula. Ecco, quindi l'architettura come uovo, in un certo senso, e anche qui la concezione anche utopica di spazi continui che non rispettano le scansioni della scatola ortogonale delle pareti, è, per Fontana, l'apporto più importante dell'arte spaziale all'architettura. Cioè, secondo lui, l'architettura dovrebbe andare in quella direzione. Siamo in una dimensione puramente utopica, lo ammette lo stesso Fontana, però... Certo, questo suggerimento ovviamente non viene capito, non viene compreso nella sua, anche perché appunto, come vi dicevo, il manifesto tecnico è molto sintetico e molto ermetico per certi aspetti, per cui l'intervento di Fontana così insomma viene in qualche modo non tanto valorizzato, ecco, non è tanto valorizzato. Tanto è vero che Fontana subito traduce questa idea del soffitto astratto e con la luce indiretta come un'apparizione di forme astratte attraverso, come vedete, lo spazio in una boutique, in un negozio, la boutique Fernanda in corso Napoleone con l'architetto Osvaldo Borsani. Quindi, come vedete, non si fa assolutamente problema di riproporre dopo la Triennale gli ambienti, anche il neon viene proposto, i neon vengono proposti dopo appunto il grande neon, la grande arabesco al neon, che poi di fatto era anche la dimostrazione di quest'arte spaziale, cioè la compresenza di un segno che diventava luce e quindi che si trasfigurava in quanto segno. Il segno normalmente rimane sulla carta, e il segno rimaneva nel cielo, come una sorta di apparizione. Fontana parlava anche di arte in rapporto alla televisione, allora interpretando la televisione da questo punto di vista, cioè con la cosiddetta diretta simultanea, nel senso che gli avevano raccontato che la televisione era possibile vedere una cosa che era, come dire, presente a Milano e vederla contemporaneamente, proprio nello stesso tempo, a New York, perché c'era la trasmissione, in un certo senso, appunto per via etere, no, dell'immagine. Questo gli interessava a Fontana, cioè quando Fontana parla di arte per la televisione parla di questa simultaneità della forma artistica, in questo caso, e di una mostra che si poteva simultaneamente fare a Milano, a Tokyo, a New York e vedere contemporaneamente. Quindi c'è un po' questa idea. Queste sono alcune collaborazioni con gli architetti. Borsani è l'architetto che più lo stimola in questa direzione, anche con cose diciamo un po' più banali per certi aspetti, ma io vi ho preso forse il soffitto più interessante, però sono, ci sono tante altre cose un po' banali che, in cui Borsani coinvolge Fontana, ma soprattutto nei soffitti. E questa idea dei soffitti però parte dai suoi concetti spaziali. Come vedete, questa è l'illuminazione a luce radente di un concetto spaziale di Fontana del 51, anzi del 49. E questo avviene per la mostra del 52, quando lui organizza la mostra personale del 52 e è interessato a questa illuminazione artificiale dei propri concetti spaziali, cioè il proprio buco, l'allusione all'infinito che c'è al di là della superficie della tela,
viene illuminato sia da una luce che è posta dietro la tela e dunque proietta, la luce proietta sullo spazio circostante degli elementi che sono appunto, cioè quindi il concetto spaziale è usato come filtro, non c'è per questa luce, e dall'altro come diaframma, possiamo dire come schermo anche, e dall'altra invece una luce radente. Sono due le ipotesi. La luce radente rende, come vedete, quasi materici questi buchi, che diventano invece sostanziali, appunto materici, perché quello che interessa Fontana è proprio questa contraddizione, questa ambiguità tra la materia e l'antimateria, tra la presenza della materia e l'infinito, e tra anche oppure l'immissione, possiamo dire, dell'infinito nella materia. Un infinito che giunge nella nostra temporalità, nella nostra matericità, nel nostro essere legati in fondo ancora alla materia, però questo infinito, questa dimensione dell'infinito che giunge. E questa è una delle sperimentazioni fatte che subito trova un'applicazione diretta in un soffitto spaziale per il cinema del Padiglione Breda alla Fiera di Milano. Quindi siamo nell'ambito della Fiera di Milano, 53, Padiglione Breda, un padiglione assolutamente nuovo dal punto di vista architettonico, perché si presentava come una sorta di grande sfera, adesso non vi ho portato l'immagine, però una enorme sfera sospesa, quindi Baldessari aveva colto appieno invece le indicazioni di Fontana, no? Senza dimensioni, una sfera senza dimensioni, completamente libera e molto interessante, sembrava un'astronave che si era posta alla Fiera di Milano, e dentro c'era questo soffitto a luce indiretta, come vedete aveva una luce radente e delle luci che emanavano dai buchi. Ancora una volta questa lastra, una lastra di metallo, viene forata, ma lasciando però delle lingue in modo che i fori venissero illuminati a luce radente e assumessero questa dimensione fisica. No, il foro deve avere una dimensione fisica. Ancora una volta, questo è un soffitto del 53, grande soffitto per una discoteca, chiamiamola così, il Cursal di Varazze era una discoteca, e però allora il proprietario aveva chiesto a Fontana di fare il soffitto, e Fontana gli fa un soffitto fantastico, spaziale, con queste, come vedete, file di fori che si inseguono, delle luci provenienti dall'interno del foro, quindi ancora retroilluminato come i suoi concetti spaziali, e delle luci radenti invece che facevano questo effetto materico. Andiamo avanti, ancora soffitti spaziali per il cinema del Padiglione Breda. Come vedete, l'intervento a buco, a foro, poi soprattutto a traiettorie di fori, sarà dominante negli ambienti spaziali. Chi di voi ha visto la mostra degli ambienti, ci sono queste file di fori poi dipinte e fluorescenti, però che riprendono indubbiamente queste teorie di file, di fori, che Fontana aveva sperimentato con gli architetti. Ancora, vedete questo soffitto del Padiglione Breda alla fiera successiva, in cui ancora utilizza il neon colorato, e poi addirittura, per tornare in qualche modo nella città, in cose veramente realizzate e ancora esistenti, un pavimento d'ingresso per una casa in via Locatelli 5, dell'architetto Renato Radici. Qui vediamo gli studi del pavimento da parte di Fontana con le sue teorie di fori, di traiettorie di fori, traiettorie che contraddicevano il percorso del pavimento, cioè il pavimento aveva un percorso dall'esterno verso l'interno, la gente doveva camminarci sopra, e Fontana però fa questa immagine, questa decorazione che contraddice il percorso, per cui delle linee che lo disturbano, delle linee che lo distraggono, e questo è il pavimento realizzato, ancora presente in via Locatelli 5, realizzato a mosaico, dove vedete i buchi sono stati i fori, sono stati realizzati con del mosaico, per cui sono questa teoria di buchi, ancora una volta disorienta il passaggio insieme a delle macchie informali, sono delle specie di nuvole, quelle inventate da Fontana, vedete, sul pavimento, e questa è una soluzione applicativa, possiamo dire, del concetto spaziale. Ancora concetto spaziale a parete, l'altra sfida, oltre ai pavimenti e ai soffitti, sono le pareti. Ancora a parete, in via Donizetti 5, una casa dell'architetto 24, l'architetto Gio Ponti,
c'è questo concetto spaziale che io una volta ho visto passando in bicicletta. Ho detto, ma che strano, nell'altro sembra una copia di Fontana, invece era Fontana davvero. Cioè l'aveva realizzato lui nel 1956, quando Gio Ponti l'ha chiamato a realizzare una parete molto grande, che qua si vede, sembra molto piccola, ancora con un concetto spaziale della serie dei barocchi, però tradotto in questa graffito, è un graffito proprio materico, i buchi sono graffiti gestualmente creati all'interno di questa pasta che poi si è indurita, ed è questa un'altra ipotesi, quindi l'atrio della parte delle case diventa un modo in cui fare una scultura pubblica, non c'era la possibilità di fare un intervento di arte spaziale nella città, se non nell'atrio di una casa. Quindi è molto interessante. Ancora l'hotel del Golfo a Procchio del 1956, qui vedete le sedie, sempre di Borsani, non ho scritto però di Borsani, che presenta questo grande soffitto a tagli e interventi, ancora il taglio alla fontana nella tela non l'aveva ancora inventato, però sono dei grandi tagli e lacerazioni che oggi potete vedere invece al Museo del Novecento, che forse conoscete. Ma ancora, per esempio, l'idea dei fori che abbiamo visto prima viene esposta su, in dimensione architettonica nel bozzetto per una chiesa. Fontana viene coinvolto da Righini e Vito Gandolfi nel 1956 nel progetto della Madonna delle Lacrime a Siracusa e produce questo bozzetto molto interessante, no? Qui vedete, quindi l'intervento dell'artista non è certamente un intervento decorativo, ma diventa essenziale, consustanziale all'architettura, cioè diciamo che è più, è dominante anche rispetto all'architettura. Per cui Fontana, quando si chiama Fontana, quando gli architetti chiamano Fontana, sono consapevoli che Fontana in qualche modo ribalterà la loro architettura a favore di un intervento d'artista nello spazio architettonico. Anche qui con luci artificiali e con questa proiezione di buchi. Qui vediamo Fontana, scusate la foto un po' brutta, al lavoro mentre crea questo grande graffito murale per l'ingresso anche qui di un edificio di Monviso a Milano, edificio che è stato completamente ristrutturato, ma allora l'artista Remo Brindisi, ristrutturato negli anni 80 mi pare, è l'artista Remo Brindisi che sapeva che c'era questo graffito di Fontana, fece in fretta, andò, lo acquistò dai proprietari e lo portò poi nel suo museo a Lido di Spina, che è una casa museo a Lido di Spina vicino a Ravenna, che è ancora, ed è ancora lì questo grande graffito. Qui è Fontana mentre lo realizza, qui sono alcuni particolari del graffito a Lido di Spina, purtroppo solo particolari con la firma di Fontana, vedete Lucio Fontana, la firma è qua. Però è una cosa interessante, al di là della firma, è questa idea di graffito nella parete che presenta già i tagli. Vedete, siamo nel 57, prima dei famosi tagli su tela, però appunto questa dimensione di, e intanto anche le file di fori, questa proiezione di file di fori quasi. Ma presto, appunto, poi con concetti spaziali a tagli cambia anche l'atteggiamento di Fontana nei confronti della, del concetto, della, proprio dell'idea della sua opera, no? Non è più, allora mentre il buco rappresentava in fondo ancora un intervento fisico, manuale, il taglio è qualcosa di più perentorio, definitivo, e lo porta su un'altra posizione, una posizione di calma, di meditazione, chiamiamola anche meditazione zen, perché era molto importante per Fontana meditare di fronte alla tela bianca, e dunque ha un significato diverso, e tuttavia ha anche un'applicazione il taglio, e qui lo vediamo nel 59 nel progettare un soffitto per un appartamento a Milano, progetta tagli, come vedete tagli sul soffitto, una serie di tagli qui, una serie lunga di tagli qua, in questa posizione, e poi dei fori qua, qui addirittura le traiettorie di fori appunto. Questo soffitto poi è stato realizzato, purtroppo solo in questa parte, qui c'era una grande vetrata, e l'appartamento poi è stato venduto, per cui anche è stato staccato questo soffitto, è stato venduto a parte, è praticamente alla stessa cifra dell'appartamento. Però di fatto
è stata una, come dire, una scoperta per me importante. Io non sapevo che avesse fatto dei tagli a soffitto addirittura, e ancora noi possiamo vedere, qua c'è una foto dei soffitti, addirittura dei tagli retroilluminati, in un soffitto in un condominio a Rovereto, questo è la città di Rovereto, un condominio Milano, sempre di Valdessari, l'architetto Valdessari, lo chiamano in vita, e Fontana fa questi tre tagli giganteschi, che poi saranno i tagli del suo ambiente del 66, se ci pensate, l'ambiente della Biennale del 66 e l'ambiente anche ricostruito di Kassel qui nella mostra, presenterà un taglio a parete, no? Quindi di fatto anche questa esperienza, contatto con gli architetti, gli è servita moltissimo da un certo punto di vista, proprio per ribadire questa idea di arte spaziale, di arte che insomma distrugge l'architettura. In realtà è un'arte che diventa protagonista dell'architettura, e gli architetti lo sanno benissimo, quindi quando lo chiamano apposta perché la sua opera valorizzi in un certo senso lo spazio e crei uno spazio nuovo, uno spazio di immaginazione, uno spazio in cui l'infinito entra nel finito, e uno spazio, anche se solo un atrio di un condominio, però di passaggio. Quindi per dare anche al cosiddetto uomo della strada, questo era uno dei miti dell'astrattismo, cercare di educare l'uomo della strada all'arte contemporanea, però insomma per dare anche a chi non, in quel momento non sapeva chi fosse Fontana e la sua arte, un esempio di arte spaziale. Ecco, e qui abbiamo finito, perché poi passiamo agli ambienti, cioè nel senso che dopo queste esperienze di Fontana, che arrivano al 60-61, poi Fontana invece, stimolato dai giovani, inizia a ricreare i suoi ambienti spaziali, che voi potete vedere rifatti in modo molto filologico nella mostra qui all'Hangar di Conc. Quindi queste sono le premesse. Grazie dell'attenzione.